Palleggio, passaggio e tiro sono le tre azioni fondamentali della pallacanestro. Tre azioni semplici, che però possono racchiudere una vita intera, perché la semplicità non è certo sinonimo di banalità, perché ogni volta che la palla tocca il suolo, ritornando nella mano del giocatore, oppure quando si libera in aria, provoca un suono o un cambiamento, un passo in avanti o indietro. E nel frattempo si suda, si ansima, si cade e ci si rialza, si fatica e si gioisce. L'epifania arriva presto, mentre si guarda questo straordinario film di Takehiko Inoue, che ritorna alla scrittura della sua serie più famosa, quello Slam Dunk che ha segnato l'immaginario di una generazione. E no, non stiamo osservando solo una partita di basket, ma il riassunto di vite intrecciate, di crescite e di elaborazioni. Come vi racconteremo nella nostra video recensione di The First Slam Dunk, il film è una vera e propria esperienza cinematografica, un capolavoro di dramma, tensione ed esaltazione che non lascia scampo. Un film che trasporta lo spettatore in campo per farlo diventare parte di una squadra di 5 giocatori, lasciandolo durante i titoli di coda sudato, provato, ma anche col cuore rinnovato. The First Slam Dunk inizia dal singolo, e in particolare da Ryota Miyagi, playmaker della squadra del liceo Shoku, che scende in campo con i suoi 4 compagni per giocare la finale del campionato nazionale interscolastico. Inizia da lui, ma poi si apre via via a tutti gli altri giocatori, inframmezzando la partita con il loro passato, facendo scoprire lati nascosti, obiettivi, difficoltà, cose che hanno dovuto affrontare nel corso degli anni prima di poter essere le persone che sono nel campo di gioco. La finale in corso diventa così non solo un evento sportivo, ma un luogo delimitato dallo spazio e dal tempo in cui fare i conti con il proprio passato e soprattutto lanciarsi verso il futuro. E questo rende The First Slam Dunk molto di più di un semplice film sportivo. Senza dimenticare una scelta raffinatissima, perché Inoue usa Miyagi, ovvero il playmaker, il regista della squadra del liceo, e lo trasforma nel vero e proprio regista del film stesso. È lui che detta il tempo, il ritmo e soprattutto punta i riflettori sui suoi coprotagonisti. Insomma, la palla è sua e sceglie lui a chi passarla. Perché in realtà The First Slam Dunk è una grandiosa esperienza cinematografica in cui si suda insieme ai protagonisti, si vive la partita con un trasporto estremo e soprattutto si tifa col batticuore. Inoue infatti dimostra di avere piena padronanza della sua opera, che rilegge con una nuova maturità, riducendo ai minimi termini momenti prettamente comici tipici dell'animazione giapponese e rimanendo coi piedi ben saldati per terra, il che rende il film assolutamente adatto anche per tutti i neofiti, che magari sopportano poco le facce super deformate che molto spesso caratterizzano il linguaggio degli anime. Perché i protagonisti di The First Slam Dunk sono persone vere, liceali umanissimi che giocano al limite. Ed è così che più la partita procede, più li sentiamo ansimare, più si muovono lentamente, più si stancano e hanno bisogno di riposo. Tra l'altro vi diciamo anche che il lavoro sul sonoro merita l'impianto audio migliore possibile, e che maestria per Inoue saper giocare anche con l'assenza del suono, valorizzando i momenti topici oppure alzando il volume del caos quando bisogna credere di nuovo in rimonte insperate. E che dire poi della qualità dell'animazione, davvero particolare, un misto perfetto tra computer grafica in 3D e tratto a matita 2D aiutato dalla motion capture. E fidatevi, quando parliamo di esperienza cinematografica non stiamo affatto esagerando, perché la partita si infiamma con la macchina da presa che vortica in mezzo ai giocatori e segue con velocità le traiettorie della palla, e ci si rende presto conto di avere il cuore che pulsa, le gambe che tremano, la voglia di alzarsi in piedi e urlare. Insomma, si arriva alla fine del film con la vera sensazione di aver corso con i 5 dello Shoku. E adesso rispondiamo a una domanda che verrà naturale farsi. No, per vedere e capire The First Slam Dunk non serve conoscere il manga o la serie anime degli anni 90, e non serve nemmeno essere fan della pallacanestro, perché Inoue è riuscito nell'incredibile impresa di rendere il tutto chiaro e limpido, a patto però che lo spettatore voglia impegnarsi, come un giocatore pronto a vincere, a interpretare e comprendere quello che sta osservando. È un salto della fede che spaventerebbe chiunque, ma il mangaka, che qui è anche regista, crede nel proprio pubblico. Con piccoli gesti, poche frasi e brevi sequenze, infatti, è capace di raccontare tantissimo. Fa lo stesso sperimentando con il tratto e con i colori, con i rumori e il silenzio, regalando un impatto sensoriale tipico di chi padroneggia, con maestria, il linguaggio del cinema. Insomma, Inoue ha fede nelle immagini, perché sa valorizzare i momenti e l'andamento della storia, sa donare importanza a eventi a prima vista semplici, ma che racchiudono tutta la dimensione interiore dei protagonisti. E poi è bravissimo nel costruire empatia nello spettatore, sia tra i membri dello Shoku, sia con quelli di Sanno.
Perché The First Slam Dunk non racconta solo la realizzazione di un sogno, ovvero quello di vincere un torneo, ma soprattutto le azioni di una vita. E così, oltrepassare l'avversario che ti ostacola, equivale a superare i problemi della vita. Recuperare i punti nel momento più basso della partita significa non arrendersi e rialzarsi quando la vita ti mette in ginocchio. Difendere il canestro e passare in attacco come la forza di vivere le giornate con il loro altalenante percorso. Passare la palla per le gare, fidarsi e credere nell'altro. E mettere da parte se stessi, al servizio della squadra, significa empatizzare. Ed ecco che una partita di basket diventa metafora di una vita intera per ogni singolo giocatore. E The First Slam Dunk usa lo sport per raccontare qualcosa di così puro, genuino, universale ed esistenziale che si dimostra, a conti fatti, uno dei migliori film sportivi mai realizzati. Narrazione pura che si dimostra vincente al di là del risultato della singola partita. E arrivati alla fine, a proposito, non perdetevi una brevissima scena post-credit di una dolcezza che conferma ancora una volta la qualità del film. Non si può che aver voglia di affrontare il mondo con tre semplici azioni, le stesse che il film ci ripete fin dall'inizio e che corrispondono al suo risultato. Palleggio, passaggio e tiro. E magari canestro. E voi, siete già andati in sala a vedere The First Slam Dunk? Vi ricordiamo che avete tempo sino al 17 maggio. E ovviamente fateci sapere la vostra nei commenti. Noi come sempre ci risentiamo qui sul parquet di Screenworld.